Ma che teneri questi cagnolini che si abbracciano, ma sono tanto dolci. Finito? O sei in pausa? Invece di la mattina dolce dolce lui, è vero? Sì, dolcioso. C'ha gli occhietti zozzi. Siamo svegliati presto, vero? Eddie non è mattiniero. Lui prima delle 10 non ne vuol sapere. È vero. Invece Cookie alzare 5 pronto. Infatti adesso è lì che sta fremendo. Letteralmente vibra. È vero, è vero. Ecco, ogni tanto fa sta cosa di impazzire. Ma che verso è? Scenerino. Zappa. Zappa! No, niente, no, niente zampe, niente zampe. No, non esiste, non esiste. Non si dice quella parola. Va bene? No, non la dico più perché sennò ripartono. Buongiorno. Volevo farvi vedere un paio di prodotti buoni. Allora, questa è la pizza. Allora, questi ve li ho già fatti vedere, ve li faccio rivedere. Sono i canestrelli, sono tipo, non so, tipo dei grissini arrotolati. Sono molto buoni, sono dei prodotti tipici di Taggia. Quindi se capitate a Taggia, provateli. Poi, scusate il rumore, questi qua sono biscotti al finocchio, sono dolci ma non troppo. Ci sono così un po' più cotti e la versione un po' più morbida, sono proprio tipo panino. Adesso quasi quasi un pezzo d'assaggio. Quali vuoi adesso? Adesso nessuno. Allora assaggio io un pezzo. E poi vabbè, c'è la pizza, la solita pizza rossa, la versione originale ha la sugar, questa però la fanno anche senza. E questi sono tutti prodotti che naturalmente senza, se non fatti apposta, sono vegani. Assaggiamo questo biscottone morbidoso. Sono più buoni questi qua, quelli di seconda cottura. Questi puntini sono tutti semi di finocchio. Sai cosa? Non è male, ma è sempre un po' anicioso. Eh sì, c'è un po' più di anice. C'è l'anice, ecco. Io non amo l'anice. Non tutti ce l'hanno l'anice dentro, eh. Troppo sole. Non tutti. Io sono pronto per la rapina. La consistenza mi piace tantissimo, mi ricorda i pangoccioli. No, una cosa che compravo al panificio vicino a casa mia, che è una specie di panino ma dolce e mi piaceva tanto, una, non so come spiegarlo, perché è una cosa che facevano solo lì. Mi piace, vero?
non posso dargli troppo. Ma non è dolce quel dolce tipico dei dolci, è molto, quasi neutro, però è buono. Però ne mangi mezzo con me? Vi faccio vedere quello con la seconda cottura. Vedete, lo stesso che ho mangiato io, ma viene rimesso in forno e fatto una seconda cottura. Che non sono duri duri, Fa vedere, Ramo, faccio vedere io. Sì, è meno sofficio, cioè si vede che comunque è soffice, ma meno di quello che ho mangiato io, ed è più scuro. Mi piace di più quello, è più morbido. Anche a me piace di più quello. È meno sofficio. Però questo qua, il gusto è un po' più intenso. Sì. Altro assaggino. Piccolino. Basta. Io mi ricordavo biscotti più... biscotti più biscottosi, non così morbidi. Quelli più duri li prenderà Sandro. Quindi se andate a Taggia e siete vegani, biscotti al finocchio, canestrelli, focacce ovviamente, hanno anche tipo delle schiacciatine, dove andiamo noi adesso, vi dico anche qua l'ufficio. E la pizza bianca, la pizza rossa, quella senza acciuga, basta che chiedete pizza senza acciuga. Quale si chiama più il... Da Valeria. Sono due, quindi se chiedete vi manderanno, sì. Chiedete alle persone lì. C'è il principale e poi hanno aperto poco distante, con sarà 500 metri di distanza. No. Come si chiama? Una sorta di filiale, dai, chiamiamola così. Poi se volete esagerare vi prendete anche il pane. Se è sabato andate al mercato vi prendete dei pomodori. E se è sabato chiedete anche ogni tanto che c'hanno un pane nero che è favoloso. Però mi sembra che questo qua c'era solo in quello principale. Piccolo. No, in quello piccolo. Quello piccolo? Mm-hmm. È quello piccolo, non è quello principale? Sì, quello piccolo è quello laggiù, non è questo. Qual è quello principale? È quello laggiù nei, vicino ai portici. È quello piccolo per te? È piccolo. Sì, tu il negozietto, però dietro c'è tutto il forno. Questo qua è tutto lì, c'è solo il bagno. Però è più caratteristico. Più caratteristico. Perché si trova proprio in centro, nella zona. Potete anche sedervi fuori vecchia, che c'è una panchina a mangiare. Bello. Quindi c'è tutta la strada con le pietre, i ciottoli, ci sono tutti i portici. I San Pietrini. La zona più vecchia della città, tra virgolette, perché Taggia è un borgo in realtà. In realtà è tra i borghi più belli d'Italia, sai? Esatto. Non so come ho fatto a arrivarci. Beh, no, il borgo è bello. Lo so, però è un po' male. Sono le persone che non sono belle. No, ma noi diciamo così perché ci siamo trovati bene. In più, quando vivevamo lì, lui faceva la guardia. E tutte le persone che beccava a rubare erano di quella zona e quindi eravamo circondati di gente che ci guardava male, che ci minacciava, so dove abita la tua famiglia, so dove abiti, e quindi avevamo paura. Non vedevamo l'ora di andarci. Cioè, da una parte è un bene, perché metti caso non mi ricordo dove abitassi, io scusa, dove cazzo abito? Sì, vabbè. E laggiù, ok, vado. Thank you.
che belli! Subito lui! Che belli! No, vabbè! Ciao, bellissimi! Basta, mi sono sporcata. Lui è il mio migliore amico. Madonna, che bello! È enorme! Va bene? Due? Ok? E da mangiare subito? Prendiamo questi che vi piacciono? No? Papa time! Ci siamo fermati qua sotto del fiume, non so se si sente. Bellissimo da vedere. È bellissimo, dopo vi faccio una ripresa. Quello vedere, a parte il bidone bianco buttato lì. Ma veramente, magari l'ha portato la corrente. Sì, sai che comunque ci sono tante case sul fiume, magari quando c'è l'alta marea. È sullo scoglio. Sono tutte e due senza... No, no, questa c'è il bordo. Va bene, allora questa qua è la mia. Buon appetito. Sto sbavando. Ah, questa è più sudosa però. Meglio. Guarda. Cioè, guarda, ogni tanto mi rivolgo come se ci avessi una persona. Guardate che meraviglia, sto sbavando. I bimbi hanno già pappato, bevuto, fatto cacca, pipì, passeggiata, arrabbiati con un po' di persone, fatto shopping, litigato velocemente fra di loro. Ovvio, anche una litigata fra di loro ci sta. Vabbè. Per poi tornare a volersi bene. Cookie gli ha rubato mezzo, cioè Cookie ci ha rimesso mezzo biscottino perché Eddie gliel'ha rubato, non male che si incavoli. Siamo a casa. Mia. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora di. Scusate, il movimento. Non vedo l'ora di essere a casa che devo fare la pipì. Non ce la faccio più. Sono le tre. Sono le tre e non faccio pipì da stamattina alle 9:30. E devo fare. Che argomenti interessanti che vi porto io sul canale, eh? Cioè, ma dove l'ho trovato un'altra persona che vi parla di pipì? Vabbè dai, adesso vorrei accelerare, ma se accelero la pipì è l'ultimo dei miei problemi, mi prende un infarto e poi tutto ripido. Adesso vi faccio vedere tutta la strada, quella più, quella difficile è questa e quella facile questa è quella più pesante. Adesso vi faccio vedere la ripidità e gli scali, tutte le scale che ci sono. Già sta salita è bella ripida. Questa è la casa che vogliamo noi e c'è quella pianta bellissima. Ma dal video non rende, sembra molto meno intenso il colore dal video, però è stupenda, anche se forse è tossica per i cani, dovrei toglierla. Ok, andiamo avanti. C'è un pezzo un po' in piano. E adesso le scale, che sono scale
in salita. Questo pezzo mi mette capo. In piano più o meno, c'è un gattino. Oh, c'è un altro micio. Ma ciao! Ciao, bellissimo! Scusa, mi devo andare che devo fare la pipì. Alter Sky. Devo fare la pipì. Ok. Piano. E siamo arrivati. Eccoci qua. A casa dei matti. Guardate che figo questo. Eddy, siedi. Fatti vedere. Fatti vedere con la tua nuova bandanina. Fa vedere come sei figo. Guardate qua, è il Cookie che non sta fermo con la sua bandanina azzurra. Però se non state fermi. Adesso. Dai, ci ha mangiato. Cookie? Niente, non stanno fermi. Buongiorno, scusate se non mi faccio vedere, ma sono in pigiama. Che adesso finisce la lavatrice, vado a farmi la doccia. Volevo però farvi vedere alcune cosine. Allora, ho preso questi con i punti al Carrefour e sono troppo carini. Vedremo quanto dureranno. Li ho messi così sul divano e mi piacciono un sacco. Poi ho preso una zucca di Halloween, l'ho messa qua su. Non la intaglierò così dura, intagliata, vabbè, l'ho poi messa per forza fuori. Perché fa subito i moscerini, inizia a marcire. Non mi va di metterla fuori, me la voglio godere. Quindi l'ho messa lì sulla vetrina, che secondo me ci sta un sacco bene. E con quelle foglie fa molto autunno. Poi ho preso anche, scusate un attimino, qua sto finendo di mettere a posto la spesa. Due zucche, queste qua si mangiano. Guardate quanto sono carine, questa qui, guardate quanto è carina. È piccolissima. E le ho messe qua insieme alle mele. Ci ho messo la mia foglia. Questi non c'entrano, rovinando tutto. La mia foglia è l'uncinetto. Questa mela c'ha il buchetto dietro. Le ho prese perché vorrei fare una torta di mele. Poi in cucina, verdura a parte, abbiamo preso, non guardate questo, che non riusciamo a trovare delle viti, stiamo impazzendo a trovare delle viti che ci vadano. Ho preso questa bilancia, cioè abbiamo preso, è quella che poggi e va. Abbiamo deciso di prendere questa e non usare più quella batteria, perché quella batteria si scarica con niente, ogni 2x3 sempre cambiare le batterie, non si trovano dappertutto. Costano care e ogni volta da impazzire, quindi abbiamo preso questa. È un sacco carina comunque. Sicuramente appena riusciremo a sistemare quella situazione lì orribile sarà meglio. Oh, tra l'altro ci sono io lì. E niente, questo è. Mi piace un sacco tutto questo autunno. Mi piace come sta la zucca. Le zucche lì, casino, devo mettere a posto. E il cookie. Cookie sul divano è sempre carino, è vero. Mi sa molto di autunno ultimamente la nostra casa, mi piace tanto.
Vabbè, pigiama a parte, non riesco io a non farmi vedere, mi sembra di parlare al vuoto, che non lo so, che quando parlo la gente debba guardare il vuoto. Sono un disastro, ma adesso poi appena finisce la lavatrice vado a farmi una bella doccia. E niente, dicevo, mi piace tanto, è tutt'altro che minimal ultimamente la mia casa, perché ci sono un po' di cose, no? Però mi piace lo stesso, non mi importa. Mi piace, tanto poi quando arriverà la primavera di sicuro tante cose le toglierò, perché in primavera tendo ad alleggerire, primavera estate mi piace molto più minimal, poi in autunno e in inverno qualcosina metto. Ah sì, c'è un fantasmino che mi ha regalato mio marito. Sarebbe tipo una spugna per lavarsi, ma è troppo morbida, io uso un guanto che gratta proprio, sennò mi sento sporca. Quindi con la spugna lo uso come... Lo uso come decorazione. Volevo farvi vedere anche questo che non ve l'ho più fatto vedere. Questo cestino che mi sono fatta fare da mio marito. Porta uncinetti, vabbè, c'è un po' di tutto dentro. E qualche uncinetto c'è, lo giuro. E me lo sono fatto fare così, arancione, perché in questo periodo ci sta. E è comodo, visto che stavo usando una tazza che però ho tolto. Quello mi piace di più. Poi per lavarlo si può tranquillamente buttare in lavatrice. E niente, adesso io vi saluto, che così vado avanti con le mie cose. E penso sia stato un video molto breve, credo, non lo so. Volevo anche farvi vedere un attimino l'orto, però penso che ve lo farò vedere nel prossimo video. Perché adesso non ho voglia di tornare su. Sono appena stata su, ma non ho portato il telefono. Perché c'ho da sistemare un po' e ormai ve lo farò vedere magari domani. Sì, dai, che domani dobbiamo tagliare un bel po' di legna, ve lo farò vedere domani. E poi nei prossimi giorni vorrei anche andare a cercare un po' di castagne. Mi piacerebbe fare un video proprio a tema autunno, quindi castagne, zucche, torta di mele, tutte quelle cose, no? I colori del bosco che, mamma mia, non vi dico, ieri. Che cosa ho visto? Delle piante che hanno dei colori che sembrano pitturati, letteralmente sembrano. Sono così accesi, cioè quella foglia lì fatta all'uncinetto è spenta in confronto ai colori di quelle piante. Sono proprio fluo, solamente che non posso, cioè non potevo riprenderli perché ero in macchina. Però vabbè, c'è un posto dove vorremmo andare, appena riusciamo ad andarci. Voglio fare delle riprese lì, prendere qualche castagna e fare un bel video a tema autunno che faccia proprio che trasmetta proprio quelle sensazioni bellissime che si provano in autunno, anzi accentuate, perché poi nel video, guardando un video, sono molto più accentuate che vivere perché c'è la musica, c'è tutto il montaggio, i colori, tutto quanto. Vabbè, niente, da adesso basta, vi saluto. Perché sennò vi spavento troppo con questa faccia. Vi ringrazio per aver visto il video. Ci vediamo al prossimo. Ciao!